che avesse voglia di fare, ma loro poi lavoravano marito e moglie, parecchie persone che sono entrate in crisi. Noi abbiamo lavorato 2 anni con la signora Scappulla, dal 2012 alla chiusura che è stata il giugno 2014. In questi 2 anni si sono accumulati parecchi stipendi arretrati. Poi il 2014 a giugno il Tribunale di Patti ha annullato il contratto di affitto che aveva la Maiolica con Caliche Italia, per cui di fatto ha chiuso, promettendo che avrebbe fatto delle aste per poter affittare i locali di nuovo e poter continuare l'attività. Non è stato così perché il Tribunale non ha mai dato a nessuno gestione la fabbrica, in affitto la fabbrica, per cui la Maiolica a ottobre del 2014 ha chiuso i battenti, ha liquidato tutti, promettendoci che ci avrebbe saldato le mensilità arretrate, che ci pagava il TFR, e non è successo niente di tutto. Sono passati 2 anni e non è successo niente. Il fallimento della società Maiolica, la società della Scappulla, è stato chiesto al Tribunale di Civitavecchia, credo dalla che è una società che ci forniva luce e gas. Tutti i dipendenti ci siamo accodati, abbiamo fatto la richiesta al Tribunale di Civitavecchia di entrare nel passivo della società. Dopo 1 anno e mezzo il Tribunale di Civitavecchia non ha trovato nessun attivo, praticamente non ha trovato bilanci, non ha trovato contabilità, non ha trovato niente, praticamente ha chiuso il fallimento, credo a gennaio del 2019, per cui noi dipendenti abbiamo avuto solo il TFR pagato dall'INPS, ma per il resto, per mensilità e tutto quanto, non abbiamo avuto niente. Mamma mia, poi ce n'è un'altra ancora, cioè stanno parlando tutti. Luigi, ti aveva mai detto nulla di questa Eleonora azienda, la signora Gisella? Cioè tu sapevi che lei era... che seguiva questa azienda di ceramiche che poi è fallita, cioè, sapevi qualcosa della sua vita precedente, diciamo, non delle apparizioni di Eleonora, quando lei mi ha portato davanti al notaio per le donazioni, sì, ha fatto un gesto bellissimo, ha detto davanti al notaio: ma siete sicuri di fare questa offerta? In modo da coprirsi con la testimonianza del notaio. Se lei avesse detto: siete sicuri di quello che fate perché io sono una manigolda e ho incannato i miei dipendenti e gli devo dare 680.000 euro, 680. Io molto probabilmente avrei detto di no. 680.000 euro vi devono dare, Giuseppe? Ha detto bene, Luigi? Se stiamo parlando di tutti questi soldi? Torno alle 600. Eh? Sì, sono 12 mensilità, sono 12 mensilità per 28 persone. Esatto. Mamma mia. E quindi all'incirca siamo sui 600.000 euro. È qualcosa. Terribile. Ma scusi, signor Luigi, però sono tanti, sono tanti, sono veramente tanti soldi, ma... Dicevi prima, Riccardo, può essere che vada tutto in prescrizione poi? No, dico che i tempi della giustizia non sono particolarmente veloci, i fatti risalgono a qualche tempo fa. 2014. E quindi è importante siamo quasi a 10 anni. Ecco, anche perché l'attenzione mediatica poi lo sta sperimentando questa signora, cioè ha due aspetti. Da una parte è quello che permette poi di creare questi fenomeni come Trevignano, dall'altra parte poi dovrebbe dare anche un'attenzione come questa inchiesta che stiamo vedendo costruita da Storia Italiana. Allora, continuiamo ad ascoltare, dai, un'altra testimonianza. Andiamola in onda. Quando ci ha mandato la lettera di licenziamento, praticamente ci ha promesso che ci avrebbe risarcito di tutto quello che ci doveva, ma non è stato così. Poi i primi mesi, subito dopo la chiusura, ci siamo sentiti, da giugno ad ottobre ci siamo sentiti, ci prometteva che avremmo riaperto, che avremmo fatto questo, avremmo fatto quello, che sarebbe riuscito a riprendere in mano le redini della ditta e tutto quanto. Poi dopo che ci ha licenziati, ad ottobre del 2014, io non l'ho visto più. In soldi intorno ai 20-25 mila euro ciascuno, ci eravamo in 27-28 dipendenti. Queste sono le cifre più o meno che ci
ci doveva, che ormai il fallimento è chiuso. La signora Scarpulla risulta nulla di niente, per cui non abbiamo nessuna speranza più di avere quei soldi. La chiusura portata al tribunale sarà a giugno 2014. So che non mi ricordo se poi è stato nel 2016, ha partecipato un'asta del tribunale di parte, ma il tribunale non l'ha ritenuta attendibile, per cui non se ne è fatto niente. Il tribunale fallimentare, quando è stato dichiarato il fallimento, non l'ha approvato niente, l'ha trovato nulla di niente, non lo so, io come ha fatto a nascondere tutto, non lo so. Nel 2014 avevo capito che il tribunale ci chiudeva, ci faceva chiudere, e tutto contatto, da un giorno all'altro abbiamo chiuso, e fino a ottobre abbiamo sperato che si poteva fare qualcosa, poi almeno io ci ho perso anche la speranza, l'ho capito che anche se io poi ero vicino a arrivare in pensione, per cui ero il meno, rispetto agli altri era un problema meno per me. Se lei si trovasse davanti la signora Scarpulla, cosa le direbbe? Mi direi, ma signora, le promesse, tutte le promesse che ci ha fatto quando abbiamo chiuso, quando ci ha licenziati, tutto quello che ci ha promesso, dov'è? Perché lei parlava poteva avere dei contatti con questo, con quello, sembrava che avesse disponibilità che poi si è rivelato che non era assolutamente vero. Giuseppe, cosa ti dicono gli avvocati? Cioè, dopo tutti questi anni? Che purtroppo non abbiamo nulla da fare per quanto riguarda le nostre mensilità, perché la signora non ha nulla, non possiede niente, quindi quello che potevamo prendere era il TFR, praticamente quello che ci ha versato l'INPS, basta. Che abbiamo perso questi soldi, questo ci dicono. Ma scusami, quei terreni là, Roberta, i terreni, quelli di Trevignano, sono di proprietà della signora Gisella o sono di proprietà dell'associazione di cui è presidente la signora Gisella? Ovviamente sono di proprietà dell'associazione Madonna di Trevignano ETS, di cui la signora Gisella Maria Giuseppa Scarpulla era all'interno del consiglio direttivo all'inizio, quando è stata fondata l'associazione, ma poi seguendo il consiglio di Luigi è uscita dal consiglio direttivo, quindi di fatto la signora Maria Giuseppa Scarpulla non ha parte di quei terreni, cioè non sono di proprietà di Maria Giuseppa Scarpulla, ma dell'associazione di cui è presidente il marito Gianni Cardia. Non so però, questo magari possiamo chiederlo a chi in studio è esperto, non so se c'è una comunione dei beni. Ad ogni modo i terreni non sono di proprietà di Gianni Cardia o di Maria Giuseppa Scarpulla, ma dell'associazione, che è un'associazione iscritta, è una onlus iscritta al terzo settore, per cui di fatto di proprietà. Loro vivono in una casa in affitto. Sappiamo che lei aveva delle proprietà giù in Sicilia, ma come vi sta dicendo Giuseppe, risulta nulla tenente, non aveva nulla nelle sue disponibilità. Ecco perché poi non ne si è potuto aggredire, come si dice in gergo, nulla. Eleonora, per confermare quello che tu dicevi per quanto riguarda invece l'attività che hanno svolto e per la quale i lavoratori, incluso Giuseppe con altre 27 famiglie, non hanno mai ricevuto 12 mensilità, eppure i guadagni c'erano. Vi ricordo che l'atto che io ho in mano, ovviamente per una questione di privacy non la facciamo vedere, in cui l'imputata è Maria Giuseppa Scarpulla, atto andato in prescrizione, il reato era proprio il non versamento ritenute d'acconto delle dichiarazioni annuali di sostitute d'imposta ritenute operate e non versate per l'anno d'imposta 2013, quindi quando lavoravano Giuseppe e le altre 27 famiglie, per un ammontare complessivo pari a 168.603,18 euro. Se si tiene in considerazione che questo è il quanto andava versato, fatevi un po' i calcoli di quanto guadagnavano, quindi almeno il triplo. Per cui era un'attività che, nonostante la crisi del 2013, comunque era un'attività che si barcamenavano, lavoravano, era in attivo. Di punto in bianco poi
tutto è finito. E va detto anche che il merito di questi lavoratori, Luigi, scusatemi, Giuseppe ne è un rappresentante, e non essersi fermati, aver trovato un imprenditore invece che gli ha dato fiducia, e così come volevano fare, perché ci credevano a Maria Giuseppa Scarpulla, così come volevano fare con la Maiolica Italiana, cioè prenderla loro in gestione, portarla avanti, ma non è stato possibile ovviamente, così come non è stato possibile, perché sappiamo che Maria Giuseppa Scarpulla ha partecipato a un'asta per poter riprendere la società, ma il giudice l'ha ritenuta non l'ha ritenuta idonea per poterla prendere, vabbè. Quindi è fallita anche quel tentativo, e Luigi con i suoi colleghi hanno aperto una Giuseppe con i suoi colleghi ha aperto una cooperativa che ora lavora, produce, e che è l'eccellenza italiana e l'orgoglio dell'Italia, perché sono i lavoratori come Giuseppe che rendono orgogliosi noi e tutti, vabbè, gli italiani, perché non la guadagna Giuseppe con le presunte apparizioni della mondo. Madonna. Dunque, assolutamente. Luigi, tu vorresti tutti i tuoi soldi indietro, però Eleonora, fatto, Luigi, se tu Eleonora, io non mi sono Giuseppe, no? Però lei non ha, cioè lei non ha intestato nulla. Cioè, questi soldi come fanno a ritornare indietro? Perché nel momento in cui rappresentano donazioni, c'è un problema all'audio? In cui rappresentano soldi, donazioni che sono date ad un'associazione, che in teoria dovrebbe essere un'associazione no profit, e poi quei soldi credo che non possano più ritornare indietro alle persone. Io non so come funziona, però secondo me non è così, e spiego il perché. Dimmi. Per quanto riguarda i 30.000 euro che ho dato al marito, posso chiederle al marito. Se poi il marito è nullatenente, lo vedremo. Ok. Ma che succede con l'audio, ragazzi? C'è un problema di collegamento. Dimmi Luigi, adesso sei ritornato in diretta. Per quanto riguarda invece i 92.000 euro che ho dato all'associazione, quando ho presentato la querela per truffa aggravata e continuata, non mi sono costituito parte civile. Proprio per questo motivo. Perché? Perché io spero che il Vescovo dichiari false le apparizioni. Sì. Con questa dichiarazione la ragione sociale dell'associazione verrà meno e quindi decade l'associazione. A quel punto, secondo il mio piccolissimo parere, costituendosi parte civile in un processo civile, posso aggredire questa associazione che verrà dichiarata praticamente senza scopo, perché è venuto meno la ragione sociale per cui lo Stato gli dà il 5 per mille. Ma i soldi sono rimasti dove? Perché i soldi li sono dove sono? Nelle casse dell'associazione? Non credo. Li avranno usati per tutte gli acquisti, le cose che avevano, le panche, eccetera. Quindi io non lo so come faranno a tornarti indietro questi soldi. Non sarei così tranquilla. Me lo auguro per te con tutto il cuore, però... Signora, permette? Prego. Allora, se dovesse venire meno la ragione sociale dell'associazione, l'associazione è proprietaria di due terreni, sia quello dove appare la Madonna che quello di sinistra. Sì. Per quanto so io, il terreno dove è stato costruito il santuario vale 50.000 euro, il terreno accanto 35.000 euro. Poi c'è tutto il contorno che attorno all'associazione, la macchina, il garage, per cui è chiaro che io non potrò mai aggredire tutto il patrimonio per essere risarcito. Però una parte almeno. Ma a me non mi interessa, a me mi interessa la parte simbolica, anche 10 euro. Simbolica, certo. Di essere riconosciuto, cioè che venga riconosciuto quello che ma soprattutto avere indietro la statua della Madonna di San Michele, qua? Che con orgoglio questa sì quella grande greca? Che con orgoglio
Esatto, perché quella è mia, l'ho donata io, e spero quella lì, per orgoglio imperituro nei secoli, sia inserito nella parrocchia di Trevignano Romano per dimostrare il trionfo del cuore immacolato di Maria sulle falsità e le menzogne. Allora, Maddalena Cialdella, signor Luigi come signor Giuseppe sono qui in questo momento per raccontare cose molto diverse da quelle che dovrebbero essere questioni di fede, no? E come dico sempre io, da quando è iniziata tutta questa vicenda delle apparizioni di Trevignano, dico andate a cercare dove sono i soldi e in che maniera sono transitati nel corso del tempo, perché poi alla fine sono quella la vera modalità in cui si comprende, secondo me, se c'è un vero spirito cristiano o meno rispetto a quanto uno dice di vedere. Prego. Ed entrambi appunto questi casi la questione economica è centrale e quindi diciamo è difficile pensare che questa donna abbia avuto in cuor suo la volontà di fare del bene. Ma c'è una cosa che colpisce e che appunto vedevo quando passava in sovraimpressione quello che dicevano alcuni lavoratori. Cioè la comunicazione di questa donna e quindi in entrambi i casi, sia nel riferimento alla Madonna di Trevignano che nella questione lavorativa, quello che lei fa è appunto essere non solo diciamo una donna da un certo punto di vista assertiva e quindi ponendosi come dire come leader, come capo, dall'altra parte la sua comunicazione è una comunicazione seduttiva, nel senso che continua continuamente a dire ce la faremo, adesso farò un bando per cui l'azienda sarà probabilmente protetta e tornerà ai lavoratori, cioè un tipo di comunicazione che infonde speranza e tiene agganciati e legati tutti coloro che la seguono. E Don Gaetano, e poi volevo ritornare da Giuseppe, prego. Leonore, io faccio il pastore. Io sono prete, insomma, poi alla fine ci occupiamo di cronache, le commentiamo, le leggiamo, ci documentiamo, diciamo i fatti rilevanti, diciamo i fatti che possono essere di interesse, ma noi abbiamo a che fare con le persone. La dimensione della fede è la dimensione con la quale gli uomini nascono. I bambini hanno una cosa, una caratteristica, tua figlia si sa dipendere, si sa fidare. E da lì proviene anche tutto quanto il modo con cui poi si cresce. E quindi questa è una dimensione delicatissima, perché le persone ovviamente non vanno abusate, ma non vanno nemmeno usate. Non è in me che dovete credere. E semmai credere a me, perché vi dico di credere in qualcun altro. Qui si sta credendo in quella signora e si aspetta da come si muove lei. Ma se lei sta dicendo che è da qualcun altro che bisogna andare, non è nella persona che occorre credere, e stanno venendo fuori tutti quanti questi che sono limiti umani, ai noi, sottoposti al vaglio della giustizia umana e anche a quella di tipo di fede. Sappiamo bene come stanno andando queste cose e ci dispiace davvero tanto che i tempi di una giustizia, anche quella umana, impiegano così tanto tempo. E la prescrizione, attenzione, non è una soluzione, è un coprire legalmente le cose per dei guai che poi sono rimasti, che sono di tipo pratico ai lavoratori, ma sono di tipo umano e morale verso altre persone che hanno riposto fiducia in persone sbagliate. Il sincretismo di cui prima, purtroppo, rivela tantissimo questa fragilità diffusa. L'ho detto un'altra volta, Eleonora, che poi la signora si venga a confessare e in nome della fede, quindi io sto lì a trattare aspetti della vita personale di chi vuole confessare qualcosa, dare un consiglio e poi la soluzione. Mi viene a chiedere, vi ricordate un po' di anni fa, padre, perché non esce il 43 sulla ruota di Venezia? E lei lo è venuto a chiedere in chiesa per un aspetto di vita pratico che mette insieme madonne, santi, confessione, lotteria. Fermi tutti, c'è qualcosa che non va. Allora,